E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, visto che tantissime persone mi hanno già fatto questa richiesta più e più volte, oggi voglio affrontare un argomento abbastanza caldo, ossia come equipaggiarsi nella maniera più veloce possibile in Battle for Azeroth. Allora, bisogna fare una premessa veramente fondamentale che condizionerà tutte le cose che vi andrò a dire. Cioè che se sei una persona sfigata tipo me e non hai culo, questo processo sarà ultra rallentato. Perché ovviamente abbiamo a che fare con delle percentuali di loot. Quindi se c'è il 50% di possibilità di droppare una cosa e tu sei uno sfigato di merda come me, non la prenderai, manco se viene giù il Padre Eterno, ve lo assicuro. Comunque vabbè, al di là di questa premessa, voi una volta arrivati al 120 siete con il vostro equipaggiamento verde e blu di circa, io quando sono arrivato al 120 ero 200, 90, 95, una roba del genere, non mi ricordo precisamente. Comunque siete full merda, giustamente, perché avete livellato da poco. Quindi i consigli che vi do io per arrivare a 305 item level, che è il vostro target primario, cioè l'item level che vi permetterà di joinare le heroic, i dungeon eroici. Come arrivare al 305? Beh, fondamentalmente dovrete farmare world quest a profusione e avere anche un pochino di culo nei drop, perché io per esempio sono rimasto con drop schifosi verdi per tantissimo tempo, perché le world quest mi davano sempre roba che non mi servivano, perché avevo fatto la collezione per esempio di pantaloni del cazzo, cioè avevo pantaloni infiniti di item level abbastanza alto e poi avevo le armi verdi. Adesso le world quest, le armi sono rarissime purtroppo, se non ultimamente, che sto notando che fortunatamente qualcosa sta uscendo fuori. Ovviamente ci sono anche i dungeon normali non mi ricordo quanto droppano, ma credo 315, adesso non voglio dire una cagata, ma credo 315. Quindi magari vi fate quelli, vi fate le world quest e vi fate, un lato che la gente non si caga, un po' di PvP, perché il PvP, per quanto sia che comunque i pezzi magari hanno le stats non ottimali per il PvE, ma non fa niente, il vostro obiettivo è semplicemente quello di arrivare a un item level abbastanza alto per arrivare a poi fare mitica, red find e raid. In special modo adesso il sistema PvP non è come prima, che andava semplicemente a random, alla fine droppavi sì o no. Invece adesso quello c'è, ovviamente, se droppi alla fine, ok, se sei fortunato. Però comunque c'è un indicatore con un punteggio che quando raggiungi la fine di questa barra praticamente di punteggio ti dà al 100% quel drop. È un pochino lunga perché mi sembra che la prima barra ci vogliano 500 punti e a seconda del BG te ne dà 40, 15, a seconda di quello che fai nell'ambito PvP. Quindi per arrivare a 500, non lo so, ti ci vorrà una persona normale 5-6 giorni, una settimana massimo, dai. Però comunque alla fine di quel processo avrete un pezzo 3,40 all'inizio, poi più andate avanti più questo si potenzia. Nel mentre ovviamente state già facendo world quest per cercare di equipaggiarvi e magicamente, se siete fortunati e se magari avete anche una professione che vi permette di craftarvi qualcosina, giusto anche un trinket o un pezzettino di cazzo, di qualcosa, siete arrivati a 305. Qui cominciate a spammare heroic e sperate anche che magari qualche pezzo vi si guerra forge. Ah, al volo, ci sono due potenziamenti, Guerra Forgiato e Titan Forgiato. Guerra Forgiato aumenta di 5 l'item level del pezzo di base, quindi se un pezzo è 3,25 diventerà 3,30. Se è 3,25 e visitate Unforgia, diventerà 3,25. Wow, so fare i calcoli! E che calcoli! Comunque, teoricamente, quando voi fate le world quest, anche la reputazione delle varie fazioni aumentano. E adesso non mi chiedete i vendor specifici, però a occhio vi dico che alcuni, quando arrivate a Honored Revered, vi iniziano a dare magari qualche pezzo 3,30, 3,40 non penso, però 3,30, 3,35, quindi se potete potenzialmente cambiare qualche pezzo schifoso che ci avete con quello. Però penso che fate prima a cambiarla con l'eroica piuttosto che arrivare a Honored Revered, perché farmare reputazione è una rottura di coglioni, purtroppo fondamentale, ma una rottura di coglioni. Un'altra cosa fondamentale da dire, di recente uscita, proprio freschetta, mentre mi stacco un occhio, sono sicuramente gli Warfront. Ne parlerò in un video quando capirò anch'io come funzionano precisamente, ma sono queste sorta di BG in stile PvE, però, quindi gli avversari che avete contro sono bot, praticamente, sono degli NPC. E specialmente la prima volta che andrete a sbloccare gli Warfront e farete Warfront, vi verrà data una quest che darà una chest viola con drop 3,70. Voi, nella vostra costellazione di equip di merda, come sono stato anch'io ovviamente, come tutti devono essere per forza,
Quando arriverà questo magico pezzo 370, i vostri occhi si illumineranno. Avete visto il drop della vita, che potenzialmente in quel momento è il drop della vita. Poi, riallacciandomi al discorso culo, ci sono i war boss. Una volta a settimana potrete ammazzare un boss gigante, che si fa, vabbè, in parti, è facilissimo da buttare giù. Questi droppano 3,55 più. Quindi stesso discorso, se vi si guerraforgiano e tadamforgiano, vi diventeranno dei pezzi corposi, proprio corposi, succosi. Magicamente siete arrivati a 315 item level, potete iniziare a joinarvi i raid finder, che sono la versione facilitata dei raid normali praticamente. Vi prego, appello al globo. Ok che se avete raggiunto il 315 item level, ma un minimo di strategia per i boss, ragazzi, dovete saperla. Perché sennò rischiate di far perdere tempo agli altri, ma in primis a voi. Perché vi ritrovate a whippare sempre. Se su 25 persone 10 non sanno veramente un cazzo il boss, fidatevi che si whippa sempre. A meno che proprio non sono boss stupidissimi, ma ce ne sono alcuni che hanno bisogno di un minimo di organizzazione. Se non viene rispettata questa organizzazione, ciao, perdete un sacco di tempo. Ovviamente è fondamentale prendere sempre la quest settimanale da un tizietto che, se non sbaglio, è dei tortogliani, quindi è una tartaruga, e vi dà questa quest settimanale con la chest viola, che può droppare abbastanza alto, adesso non mi ricordo precisamente, ma vabbè, sempre comunque più di 3,55 se non sbaglio. Questa quest cambia ogni volta, quindi non è che è sempre la stessa. Per esempio questa settimana ci sono le... bisogna fare 5 dungeon time walking, quindi so vecchie, adesso ci stanno quelli di Cataclysm, velocinate a Looking for Group e via, ve ne fate 5 a profusione, in 2 ore avete fatto, se avete un party sveglio. Oppure che ne so, un'altra volta, altre volte escono fuori merde dei pet, che sono inutili per equiparvi, però vabbè, anche quelle hanno bisogno del loro posto. Comunque quella quest ve la consiglio sempre, prendetela sempre, dateci un occhio, è proprio un NPC a forma di... cioè, è una tartaruga. Poi da qui comincia l'epoca, la storia delle mitiche, ovviamente siete partiti dalle più 0, 1, 2, 3 andando avanti, vi lascio una schermatina qua che ho trovato in internet che vi fa vedere praticamente tutti gli item level in base alle mitiche plus. Fatevi strada tra le mitiche perché ovviamente se voi fate una mitica di un tot livello potete prendere, come ho fatto io nello scorso video mi sembra, sì, o quello precedente non mi ricordo, potete prendere questa chest che vi droppa in base a che livello di mitica avete fatto. Se avete fatto una mitica di livello alto vi dropperà alto. Io per esempio ho preso un 370 da una mitica più 8 guerra forgiato, fosse stato da un forgiato era da 85, che diventa già un pezzo molto alto. Poi un altro consiglio che vi posso dare prima di andare a fare per esempio war boss raid, specialmente boss che vi servono specificatamente per la vostra spec, quindi sapete che voi, per esempio a me serviva lo scudo, mi sono sempre sparato il coin nei boss che sapevo che davano uno scudo. Quindi non è che me lo sparo a caso, perché costa tanto. Tipo, il primo coin costa 2000 gold, poi va a 5000, 10000 e poi non lo so. Oppure si può prendere con il Mark of Honor, quindi i marchi con i PvP che prendete quando vincete i PvG, eccetera. Oppure con le risorse, quelle dell'enclave, che io faccio fatica a accumulare perché non farmo questo, perché mi rompe i coglioni farmare con questo, però questo è un dettaglio mio. Comunque sono sempre troppo prolisso. L'ultimo consiglio che vi posso dare è quello di incentrare la vostra attenzione solo nei boss o raid o mitiche che vi servono veramente. Magari all'inizio vi servono tutti perché ovviamente avete un equip basso, quindi è tutto buono. Però dopo, quando iniziate un attimo a accumulare qualche pezzo viola di qua di là, evitate un instance dove vi serve solo un pezzo di un boss e magari prendete l'altro che è più utile, perché magari ci sono 2 o 3 di boss addirittura che vi servono. Quindi siate, cioè ottimizzate molto i tempi, ecco, perché sennò rischiate di perdere tantissimo tempo. E farmate sempre le war quest, perché ogni tanto arriva qualche gioia random, tipo io l'arma la trovo a 2 mani a caso. Se non avessi fatto le war quest e fossi andato avanti, a st'ora l'arma ma sognavo. Quindi ragazzi, armatevi di tanta pazienza, oppure se siete fortunati, fanculo a voi, perché non lo sono. Quindi siete fortunati, ok. Spero di non aver dimenticato niente, però comunque all'inizio ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo, perché vi ritroverete a sclerare tantissimo sui drop rate. Purtroppo è così. Io sono stato con arma e scudo blu e avevo tutto il resto più di 3,40, 3,50. Sono stato spada e scudo blu per 2 settimane, 3 settimane. E poi le ho droppate tutte e due insieme, sulla stessa instance, figuratevi. Quindi, abbiate pazienza, amici miei, io per questo video vi lascio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre, siamo quasi a 2000, cazzo l'ho visto prima, mi fate emozionare, continuate a farmi emozionare, eh. Io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.